Dal 14 al 16 dicembre arriva il Festival del Torrone a Caltanissetta. Saranno 3 giorni di degustazioni, appuntamenti gastronomici, musica e divertimento che animeranno il centro storico durante la seconda edizione del festival che si svolge in città. Domenica 16 un appuntamento importante, i premi Torrone d'Oro che quest'anno verranno conferiti a 2 celebrità nissene, il giornalista Attilio Bolzoni ed il campione europeo di sollevamento pesi Mirko Scarantino. Da venerdì a domenica saranno 3 giorni di festa all'insegna del torrone, il prodotto della nostra città. Il festival ha l'obiettivo di abbinare proprio l'immagine della città al suo prodotto d'eccellenza, che è il torrone. Chiaramente lo stiamo facendo dopo aver realizzato il gemellaggio con la città di Cremona, città nota in Italia per la produzione del torrone, proprio perché vogliamo confrontarci sull'idea che il torrone in realtà sia nato a Caltanissetta e che Cremona lo abbia ereditato attraverso dei fatti storici che sono dimostrabili. Ci sarà un processo su questo durante la festa in cui si acclamerà questa verità. Per il resto ci sarà degustazione dei prodotti, eventi per bambini, tantissime visite guidate, musica per strada. Sarà in centro storico. Sarà tutto in centro storico e domenica sera ci sarà anche una fantastica sorpresa, che è uno spettacolo che in città non si è mai visto, che è uno spettacolo di fontane danzanti con musica, colori, davvero straordinaria. Ci aspettiamo tanti visitatori proprio perché la città di Caltanissetta, attraverso il marchio del torrone, deve posizionarsi tra tutte quelle città in Italia che sono abbinate a un prodotto del cibo, del food. Noi ci crediamo tanto, abbiamo lavorato insieme ai maestri torronai, abbiamo lavorato insieme ai comitati di quartiere, è una festa della città ed è un patrimonio che con noi consegniamo alla città che potrà solo crescere per raggiungere quell'obiettivo della festa di Cremona che ogni anno raccoglie 400.000 visitatori.